La signora glucosamina. A chi piacciono i crostacei? Sono proprio contenta, ne dovete mangiare tanti se volete salvaguardare le vostre articolazioni. Quindi prima abbiamo detto tanta ringa, ma anche ci mettiamo dentro 7-8 gamberoni tutti i giorni. Anche questi devono essere puri, perché se sono pieni di piombo allora è meglio di no. I crostacei hanno una sostanza meravigliosa per le nostre ginocchia, polsi, gomiti, cuffie dei rotatori, anche caviglie, che si chiama chitina. Dal guscio dei crostacei Nutrilite ricava la glucosamina, che è una sostanza che ricrea le cartilagini laddove nelle articolazioni mancano. Quali sono i motivi per cui potrebbero mancare le articolazioni? Un consumo eccessivo. Per che motivo? Per lo sport, il gomito famoso del tennista, ma anche la cuffia dei rotatori del free climber, ma anche il ginocchio dello sciatore o del calciatore, eccetera, eccetera. Ma non è solo detto, non dobbiamo pensare che solo il professionista vada incontro a una degenerazione di cartilagine. Tutti noi che, pur muovendoci un po' di meno, siamo soggetti al passare del tempo. Il calendario scorre. E se a 20 anni possiamo correre 5 ore, a 40 dobbiamo rinunciare e correre 3, a 52, a 61 e senza glucosamina si fa molta più fatica. La glucosamina è un po' quel lubrificante, quell'olio che fa girare meglio tutti gli ingranaggi che stanno all'interno di ogni articolazione, dove due ossa senza glucosamina striderebbero una contro l'altra. La glucosamina ce le lubrifica, fa in modo che queste non stridano, non facciano attrito e funzionino bene il più a lungo possibile. La glucosamina non ha controindicazioni per i diabetici. Non abbiate timore, non è glucosio, non è uno zucchero che impenna la glicemia, non lo fa. La boswellia invece è la resina di una pianta indiana e in questo caso il ruttino non sarà al sapore di aringa, ma sarà, visto che il prodotto è naturale, all'incenso. Ci sembrerà di essere in chiesa quando gettano l'incenso. Non ci avranno beatificato, ma semplicemente avremo preso la glucosamina e starà agendo in modo antinfiammatorio sulle nostre articolazioni. Quindi siate felici di profumare di incenso. Questo vuol dire che il potere antinfiammatorio della boswellia, resina di una pianta indiana, andrà ad alleviare il malessere dato dall'infiammazione delle articolazioni. Quindi staremo sicuramente meglio. È un buon segnale. Il prodotto quindi aiuta da una parte a ridurre il malessere legato al dolore e dall'altra rimpolpa, ricostituisce la cartilagine laddove appunto o per sport o per età o per predisposizione va a diminuire. Abbiamo raccontato tutte le cose belle che portano a ridurre la cartilagine nelle articolazioni, ci siamo dimenticate delle cose un po' meno belle, però le elenchiamo. Quando una povera donna è costretta a stirare 10-15 camicie alla settimana per
il proprio compagno potrebbe avere dolore al braccio. Pensate a chi lo fa di professione. Tutti i negozi di stirerie e lavanderie dovrebbero essere pieni più che di vestiti di glucosamine. Alleviate, è veramente devastante avere dolore all'articolazione della spalla o del gomito o del polso quando tu devi stirare tutti i giorni di professione. Diventa invalidante, diventa una situazione che ti porta a compromettere anche la tua attività professionale. C'è qualche parrucchiere? Conoscete qualche parrucchiere? Provate a chiedere che cosa vuol dire fare questo movimento tutti i santi giorni. Anche in questo caso la glucosamina vicino alla spuma, alla lacca e allo shampoo non dovrebbe mai mancare. Sono situazioni che ad alcuni magari portano a far sorridere perché non hanno mai avuto di queste problematiche, ma sappiate che effettivamente un'infiammazione alle articolazioni diventa una situazione molto pesante da sostenere nel momento in cui si è costretti ad utilizzare queste zone del corpo che sono coinvolte in ogni minimo movimento, anche semplicemente se state seduti a una scrivania e dovete magari scrivere o battere sui tasti della tastiera di un computer o fare qualsiasi altro movimento. Provate a pensare al collo. Qualcuno di voi ha mai sofferto di osteoartrite? Per fortuna molto pochi. Non stiamo ad entrare nei dettagli di queste situazioni, ma vi assicuro che dolori alle articolazioni e alle ossa sono veramente invalidanti. Una capsula di glucosamina al giorno a livello preventivo vi può aiutare a evitare situazioni del tipo di quelle che abbiamo raccontato ora. Anche in questo caso il prodotto non presenta controindicazioni per le patologie più comuni, essendo estratto dai crostacei. L'unica avvertenza è l'allergia agli stessi. Questa è un'indicazione che di massima deve essere applicata a tutti gli integratori. Bene guardare l'etichetta dei prodotti e bene cercare di comprendere che se il prodotto essendo sviluppato su base naturale, ha all'interno l'ingrediente crostaceo, e io personalmente sono allergico ai crostacei, è evidente che è come se mangiassi il crostaceo. In questo caso, quindi, l'unica avvertenza che vi consiglio di tenere ben presente è chiaramente di evitare solo nel caso di allergie allo stesso.